Icarus è a Cesenatico per seguire la 40ª edizione della Gran Fondo più famosa d'Europa, la Nove Colli. Il Festival della Bicicletta accoglie nella città dell'indimenticato Marco Pantani oltre 12.000 ciclisti da tutto il mondo. Per farsi accompagnare sulle salite del percorso medio, Icarus ha scelto la capacità e l'esperienza dell'ex professionista Fabio Sacchi. Il 36enne di Milano, da qualche anno residente a Cesenatico e vincitore della Nove Colli 2009, ci ha raccontato il suo feeling con questa corsa in compagnia di un amico. Amici di Icarus, buongiorno a tutti. Sono le 6:10. È molto presto per andare in bici, diciamo che è ancora ora di stare a letto e dormire. Sono qui in compagnia con il mio amico cicloturista. L'anno scorso sono partito per vincerla, quest'anno la vinceremo insieme io e il mio amico Andrea. È una bellissima giornata di sole, si spera, temperatura ideale per andare in bici, piano sicuramente, e speriamo di divertirci tutti insieme. Sono passato professionista fine 96 col Team Polti. Ho fatto 4 anni, i primi 4 della carriera, che ho corso con grandissimi campioni come V-Rank, LeBlanc, un po' di tutti, Bugno. Poi sono passato alla Saeco, Passo Bortolo e Mirram. Ogni giorno è una grande soddisfazione tagliare il traguardo al campionato del mondo, che ho vinto il mondiale a Zolder con Mario Cipollini, e portare a casa la maglia ridata è stata una grande soddisfazione per me. Sono sempre stato un corridore che si è guadagnato la fiducia dei capitani come Bugno, Cipollini, Petacchi, Celestino, e andavo un po' piano dappertutto, un po' forte dappertutto. Dovevo sempre farmi trovare pronto su ogni tipo di terreno. Forse anche uno dei motivi perché sono riuscito a fare 14 anni ai massimi livelli. Però una Nove Colli la prepari onestamente con un paio di mesi di allenamento fatti bene, perché insomma, è una corsa dura. Diciamo che il ciclismo è una svolta. Sta andando a migliorare. Bisogna avere pazienza perché è un'era che sta cambiando, e sicuramente vediamo oggi che ci sono 13.000 praticanti sulla Nove Colli e il ciclismo è ancora amato. Andrea, ti vedo un po' faticato. E da qui mancano 2 chilometri di salita ancora. Che patisce anche la discesa, patisce. Ora il barbotto. Ecco, qua inizia il barbotto. Salita che spaventa più il nome, è una salita che fino all'ultimo chilometro va su a strappi, impegnativa fino lì. Poi quando arrivi in cima, giri a sinistra, ti aspetti la discesa, non c'è, perché è tutto un passo piano e devi spingere fino a Sogliano, dove c'è la deviazione del medio
ed è lungo, ora lì c'è un po' di discesa. Deciso a non voler soffrire troppo rispetto all'edizione 2009, Fabio Sacchi, dopo il temibile Barbotto, opta per il percorso medio di 130 km. Superato il Gran Premio della Montagna, il nostro inviato completa la lunga cavalcata fino all'arrivo di Cesenatico, con l'inseparabile amico Andrea, sempre a ruota. Amici di Icarus, quest'anno noi Colli l'avete visto insieme a me. Spero che vi siete divertiti, io in compagnia del mio amico Andrea. Un abbraccio a tutti, a presto. Ciao Fabio Sacchi.